on news e internet, nel senso che questa, cioè al giornalista ormai manca il tempo per riflettere, per metabolizzare le notizie. Quando noi seguiamo queste radio news che devono trasmettere in tempo reale, cioè poi succede quello che abbiamo visto, è successo a Parigi, manca il tempo per metabolizzare le notizie, per ragionare tutta questa cosa. E allora questo accade, insomma, l'informazione deve forse fermarsi un attimo e interrogarsi. Passo la parola al Presidente Rocco Paese. Grazie, io ti ringrazio Benedito, non avevo nessuna intenzione di intervenire, ma sono stato fortemente stimolato dall'ultimo intervento da chi mi ha preceduto. Chiaramente anch'io, per quello che ho potuto vedere e conoscere a Antonio, cioè, mi associo a tutte le cose che sono state dette e tante altre, cioè, che si possono veramente dire, perché l'ha conosciuto in maniera molto più forte di me. Io però ritengo che due cose vanno ben dette, non le vedete voi perché forse siete anche quei volti direttamente interessati, c'è qui pure, c'è Vittorio Stamella, non vi cito, siete tutti qui, ne manca qualche altro, cioè, il grande miracolo che siete riusciti a fare, attenzione, cioè qui sapete quali adesso, voi la conoscete molto di me e non lo dico. Antonio Magno, insieme a tutti, hanno creato prima di tutto una scuola, una grande scuola, perché anche tanti altri colleghi vostri sono andati anche a lavorare in altri giornali, all'epoca con tirature cioè molto molto più forti e più importanti. E questo cioè grande lavoro ha comportato che la creatura più importante, perché poi è quella del nuovo quotidiano, oggi con sole tre province, Lecce, Brindisi e Taranto, ha una tiratura, una vendita di copie e anche come lettori, più della metà di tutto quello che ha la Gazzetta del Mezzogiorno per letteratura, e forse anche più. Questo è frutto di un grande lavoro che è stato fatto, perché ognuno di voi, come li ho visti io, non c'è dubbio che a Palazzo Casco si lavorava continuamente, divisi con i vetri, ci sono tanti e tanti e tanti di voi che hanno fatto, diciamo, la storia del giornalismo. Di quale giornalismo? Di quello vero? Di quello vero? Perché la migliore cosa che l'associazione possa fare, cioè a mio avviso, è per onorare veramente, forse continuare il tanto lavoro, il progetto di Antonio Maglio, perché ha fatto una cucina, una scuola insieme a tutti voi, a tutta questa merda e altri, come dicevo prima, proprio sul problema della formazione. Adesso è incredibile quello che accade, sarà la tecnologia, sarà quello che tutto voi dite, ma io vedo 20 giornali al giorno, soprattutto i servizi nazionali, sono tutti uguali. Cioè, se uno prende prima le agenzie ANSA, cioè sono una fotocopia, e questo non è giornalismo, cioè questo è plagio e copiatura, c'è di tutto quello che c'è, né tantomeno ci si va verso una formazione vera, non ci sono analisi, non c'è niente, anche i giornali specializzati come il Sole 24 Ore e quant'altro, cioè siamo cioè lo stesso, quindi il tuo lettore ha ragione a cercare di voler dare cioè questo taglio, perché cioè, se no non andremo avanti verso un'informazione che è manipolata, perché è così, cioè ogni giorno che passa l'informazione diventa sempre in preda cioè manipolazione di ogni genere e di ogni grado, ed è l'esatto contrario di quello cioè, che è stato fatto in tanti anni con un quotidiano quant'altro, certo cioè, con cose condivise, con cose non condivise, ma questo sta nelle cose quando si parla tanto, che ha invece avuto come presupposto sempre un altro tipo di giornalismo, quello ci deve raccontare il territorio, le battaglie per l'università, cioè le battaglie storiche per i tanti progetti, il Sud Salento, il Sud,
intervento straordinario nel mezzogiorno, Corrado Russo ne sa molto più di me, per la scuola, per la riforma della sanità, cioè, l'onorevole è stato relatore, e io ricordo che fece una mega intervista di 2 pagine sul quotidiano, e allora cioè, non è che si riusciva a capire molto quello poi che sarebbe successo. C'è stato tutto quello della regione. Io, Antonio Maglio, venivo quando era anche un'epoca pre-fax, mi specializzavo a Bari, venivo con il custode delle delibere della giunta regionale e il presidente Fitto dell'epoca, proprio per l'Italia, porti, tu che stai per arrivare lì a Lecce, porti per tutte. Grandi strumenti di utilità, di informazione c'è, cioè, per la gente. E il punto interrogativo è, oggi è così? Per niente, guardate. E ce lo dobbiamo dire in faccia la cosa, per niente. Si fa sempre più fatica, cioè sempre c'è più fatica, cioè, rispetto ad avere, cioè, vere analisi e avere, cioè, l'informazione completa con le valutazioni. Cioè, perché c'è una comunicazione diversa. Secondo me invece bisogna tornare ai fondamentali con il contributo di tutti, cioè, perché poi non è vero, cioè, che la gente non osserva e che la gente non dice. Certo, si va verso il digitale, internet, verso una comunicazione sempre più istantanea, e quindi, cioè, se è più istantanea, per forza, cioè, bisogna arrivarsi con una formazione completamente nuova, e verso una comunicazione che la televisione già ha modificato, ha cambiato, cioè, moltissimo. Io rimango invece convinto che la carta stampata più riesce nella grande scommessa, perché è una sfida, la grande scommessa, a rimanere se stessa, più possibilità di tenuta e di mantenimento. Io penso che l'associazione, cioè questo proprio in memoria di Antonio Maglio, abbia, diciamo, tra le tante cose che vuol fare, che io cercherò in tutti i modi, in tutte le maniere, per quello che è possibile, cioè, di supportare, e sicuramente tra gli obiettivi che si deve proporre. Cioè, grazie.